Se l'auto che sta davanti a voi si ferma e all'improvviso fa una manovra in retromarcia perché si accorge di aver sbagliato strada e nel fare questo vi urta, chi deve pagare i danni? Il conducente che vi ha tamponato per aver violato il senso di marcia? Oppure voi che magari non avete mantenuto la distanza regolamentare dall'auto davanti? Di tanto si è occupata una recente sentenza della Cassazione. Perché ve ne voglio parlare? Perché questo è un classico esempio per comprendere come si stabilisce il torto o la ragione in un incidente stradale. Potremmo fare centinaia di altri casi diversi da questi, ma la regola resterebbe sempre la stessa e ve la voglio illustrare in modo semplice e pratico in questo video. Solo dopo che lo avrete ascoltato dall'inizio alla fine, sarete degli esperti in infortunistica stradale e saprete come stabilire chi è tenuto a pagare il risarcimento. Siete tutti pronti? È la prima volta a memoria che in questo canale tratto la regola cardine per capire chi ha ragione in un incidente stradale. Non voglio rivelarvi ancora nulla. Prestate molta attenzione, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e sigla! Dario sta guidando con scarsa attenzione e infatti tampona il veicolo che ha davanti, anche se nota che anche l'altro conducente era distratto. Costui scende con fare seccato ed è sicuro di avere ragione. Ma Dario non ha intenzione di demordere e vuole sostenere di non essere comunque nel torto. I loro sguardi lasciano intuire la loro determinazione, tant'è che sembrano portarsi appresso un oggetto. Sarà il blocchetto delle constatazioni amichevoli. Cosa? Sono armati di fucili? Ragazzi, datevi una calmata, non è il Far West. Nel caso si verifichi un incidente stradale, è bene stabilire qual è il conducente che ha torto e quello che ha ragione, perché solo a quest'ultimo l'assicurazione pagherà i danni. Dunque, una volta che si è verificato lo scontro, si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura con l'altro a produrre il danno. In pratica si parte sempre da un concorso di colpa, con divisione a metà della relativa responsabilità e anche quindi del conseguente risarcimento. In pratica, voi fate un incidente e siete già colpevoli al 50%. Potete però sperare di ottenere il 100% della ragione e quindi del risarcimento solo a patto che forniate due prove. Dovete innanzitutto dimostrare che l'altro conducente ha violato il codice della strada. Dovete poi provare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo sconto, anche con una manovra di emergenza. La ragione di questa seconda condizione, che vi potrà apparire scontata e forse un po' pretestuosa, è in realtà sorretta da una logica certa. Non potete pretendere di essere risarciti se vi accorgete che un'auto sta violando il codice della strada e ciò nonostante le andate incontro e non fate nulla di quanto è nelle vostre possibilità per evitare lo scontro. Immaginate di essere a un incrocio e di avere la precedenza. Se quello che viene alla vostra sinistra accelera e vi dimostra chiaramente di infischiarsene dello stop, che fate? Proseguite la marcia? Un comportamento prudente vi imporrebbe di fermarvi anche se appunto avete la precedenza. Ed è proprio questo il principio. Bisogna non solo rispettare il codice della strada, ma mettersi nella condizione, laddove possibile, di prevedere chi invece non lo rispetta. Bisogna far di tutto, insomma, per evitare gli incidenti stradali, a prescindere dal fatto che gli altri guidino come cani. Di qui il principio cardine. La colpa nella realizzazione di un incidente stradale non esclude quella dell'altro conducente se quest'ultimo non ha effettuato manovre di emergenza o comunque non si è impegnato ad evitare lo scontro per quanto fosse nelle sue possibilità. Quindi, una volta appurato che uno dei due automobilisti ha violato il codice della strada, non è detto che l'altro ottenga automaticamente tutto il risarcimento. Il giudice, infatti, è sempre tenuto a verificare in concreto se anche quest'ultimo ha tenuto una condotta corretta e secondo prudenza. Prudenza che gli impone di far di tutto, come vi ho detto, per prevenire ed evitare gli scontri. Tali principi valgono anche nel caso di un tamponamento in retromarcia. Per quanto potrebbe apparire giusto addossare la colpa del sinistro in capo a chi inverte il senso di marcia senza accorgersi di chi gli sta di dietro, così andando a tamponare contro il suo paraurti anteriore,
Le cose non stanno in questo modo. Infatti, l'automobilista tamponato, cioè quello che sta dietro, deve dare prova di aver fatto una manovra di emergenza per evitare lo scontro, comunque di non averla potuta fare per ragioni che non dipendono da lui, ad esempio la distanza tra i due veicoli o la velocità dell'altro. Vi ricordo comunque che nei centri urbani non c'è una distanza di sicurezza minima prestabilita dalla legge che deve essere tenuta tra i veicoli, se non quella necessaria caso per caso e soprattutto in base alle condizioni di traffico ad evitare collisioni. Di qui la conclusione al nostro discorso. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di incidente tra i veicoli, ove il giudice accerti la colpa di uno dei due conducenti, non può perciò solo ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta a carico anche dell'altro conducente, ma è comunque tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tentato di evitare lo scontro. Solo se l'ha fatto gli potrà riconoscere l'integrale risarcimento, perché questa è la legge. Questa è la legge. Avvocato, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.